Accade da giorni in primo piano oggi sui quotidiani l'inchiesta petrolio. L'ex ministro dello sviluppo economico Federica Guidi è stata sentita ieri a Potenza, un'audizione durata circa 3 ore. Io a parte lesa, ha dichiarato l'ex ministro Guidi. Vediamolo subito nel dettaglio. Partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Tutte le pressioni sui ministri, richieste a Del Rio, citate Pinotti e Boschi e gemelli antimafia da eliminare. Guidi, io parte lesa, esposto del titolare delle infrastrutture Renzi, noi siamo il governo delle lobby. Le intercettazioni e il protagonista Gianluca, che non è Bellamy, e poi l'intervista con Pierluigi Bersani, voterò no al referendum. Il costo più alto della crisi, Draghi e i giovani istruiti poveri, una generazione che si perde. Spostiamoci a centropagina, si parla di sport, automobilismo in pista a Misano nella Formula 4, il figlio di Sciumi, 17 anni, un destino da campione. E poi si parla del caso su Rina Junior, Junior sulla Rai, lo scontro da Vespa, ha parlato come un boss, l'accusa di Maggioni. Ancora Giulio Regeni, ombre e lacune nel dossier degli egiziani. Vediamo in taglio basso il velo, la chirurgia, siamo donne libere, parla la ministra francese che ha paragonato la scelta di coprirsi ai neri pro schiavismo. E poi c'è la sentenza di Finmeccanica e elicotteri in India, ci fu corruzione da Panama a Las Vegas, quella ragnatela dell'evasione. Andiamo avanti. La prima pagina del giornale che titola Soldi a Panama, ecco i primi 100 nomi. VIP è gente comune nella lista degli italiani coi capitali nei paradisi fiscali. Confessione shock del premier inglese, avevo quote in una società coinvolta. Dopo l'intervista di Vespa a Rina Junior, la RAI diventa la Pravda, il governo si inventa il supervisore dei giornalisti. 20 anni dopo il crollo vi racconto come abbiamo salvato la cattedrale di Noto, simbolo della cristianità. E poi ancora, nuove intercettazioni con gemelli, Guidi al compagno, mi fa fare cose schifose. L'ex ministro 3 ore dai PM, io parte lesa tra ricatti e segreti, il governo esplode. Andiamo avanti. Toni accesi su Libero, covo di vipere, i ministri si odiano, dossieraggi, accuse sprezzanti, congiure di palazzo, le intercettazioni svelano una realtà inquietante dove la principale attività di chi ci governa sembra fare le scarpe ai colleghi e usare il potere per i propri affari. La Guidi 3 ore dai PM con 4 super consulenti, scarica tutto sull'ex fidanzato. Nella fotonotizia, nel comune dell'Andrangheta, le foto con cui volevano incastrare Del Rio. E poi la previsione di Vienna, si parla di migranti, avrete 300.000 profughi, l'Austria chiude le frontiere, sarete invasi. Si parla di Istat, ci fa una foto in bianco e nero, siamo tutti più ignoranti e meno longevi, ma uno su tre si consola con lo sport. Vediamo i titoli della prima pagina del Fatto Quotidiano. Il caso Vespa Rina usato per imbavagliare i talk Rai, quasi censura, processati in vigilanza, i vertici corrono ai ripari. Pareri opposti, l'intervista in TV, Caselli è contro, Freccero è pro. In apertura, Mister Guidi in commissione, mentre parlava la Boschi, il clan Petroli nei giorni dell'emendamento, scandalo e delle telefonate. Novembre 2014, l'uomo nel quartierino accreditato in affari costituzionali, presidente La Finocchiario, durante l'audizione di Lady Riforme, il premier insiste stretta sulle intercettazioni, questo appunto nel dettaglio il titolo del Fatto Quotidiano, l'ex ministra 3 ore dai PM, molte cose le scopro solo adesso. E poi il dossier è ancora incompleto, Regeni il primo round con l'Egitto e carta straccia. Concludiamo con l'economia, con il Sole 24 Ore, lo spread balza a quota 132, borse in calo con le banche, Draghi rischi di shock senza unione monetaria completa, le incertezze sulla crescita e Brexit condizionano periferici e titoli del credito, Piazza Affari a meno 2,45%, si parla di BCE di crescita, una politica
monetaria per il credito all'economia. Vediamo le notizie di spalla. Inchiesta Petroli ascoltata, Guidi per i magistrati, io sono parte lesa, i PM ora valutano se sentire Del Rio. Tangenti Finmeccanica per gli ex vertici condannati in appello per corruzione, poi il caso Regeni, primo incontro tra egiziani e inquirenti italiani, bufera Rina Junior in Rai, controlli rafforzati. Vediamo poi a centro pagina come cambia il Made in Italy, investimenti e marketing, così il vino si è rilanciato e poi l'export innovativo vince ancora in Germania. Questi dunque i titoli dei quotidiani nazionali in edicola oggi, andiamo avanti con le altre notizie.